Prima di iniziare col video vi invito a premere la campanella in alto a destra per rimanere sempre aggiornati sui video che usciranno sul canale. Buona visione! Ragazzi e benvenuti in questo 11° episodio della Challenge Rock Pokémon Heart Gold. Ragazzi, nello scorso episodio abbiamo, diciamo, salvato, comunque aiutato l'Ampharos di Jasmine a recuperare dalla sua malattia e poi l'abbiamo sconfitta nella palestra ottenendo la sesta medaglia. Prima di questo episodio, prima dell'inizio di questo episodio, insomma, avrete visto la parte velocizzata nella quale esploro i percorsi vicino alla zona safari con relative catture. Questi sono i livelli finali. Ragazzi, prima di iniziare ci tenevo a informarvi che questa serie sta subendo un calo di visual veramente impressionante. Ciò nonostante, la cosa non mi tocca minimamente perché sono orgogliosissimo del supporto che sta avendo questa serie di tutti i mi piace che lasciate, dei commenti che anche se sono magari di meno dovuti alle visual, come rapporto è davvero altissimo e io vi ringrazio tantissimo. Comunque lasciate un bel mi piace anche quest'oggi e consigliatemi tante challenge qui sotto nei commenti rispondendo anche alla domanda del giorno. Detto ciò, oggi andremo verso Mogania e se faremo in tempo cercheremo di sconfiggere o comunque di catturare, ora si vedrà, non lo so bene, il Gyarados rosso. Ragazzi, la challenge di oggi è: non potremo scappare dai Pokémon selvatici, vuol dire che li dovremo sconfiggere tutti, barra catturare se si tratta di catture. Questo ovviamente è pericoloso perché se mi trovo davanti un Pokémon selvatico veramente forte potrei incappare in delle difficoltà. Ma detto ciò, dopo che voi avete lasciato un bel mi piace e un commento, possiamo fare la cattura su questo percorso che, ragazzi, non abbiamo ancora fatto. Quindi buttiamoci con il nostro schiavo MN nelle acque azzurre. Acqua azzurra! Regice a livello 11? Regice a livello 11, oddio. Oddio, questo qua non lo prendo più, ragazzi. Non lo prendo. L'episodio inizia col botto, vero? Adesso non potete non lasciare il mi piace perché l'episodio è iniziato col botto e con un Regice della Madonna, Ferartigli, che è diventato Registeel questo. Allora, movimento sismico. Che è, minchia, raga, veramente. Cioè, livello 11 e ci avrà 40 PS. Grazie, amore, veramente un simpaticone. Boh, io comincio a spammare Ultra Ball. Non ho molta scelta, ragazzi, spero di prenderlo. Lo stavo per prendere. Lo stavo davvero per prendere, vado di Mega Ball. Adesso sarà un problema. Adesso sarà un problema perché dopo che ho avuto una sculata del genere il gioco potrebbe penalizzarmi per l'intera serie e non farmi più catturare neanche un Rattata schifoso con tre gambe. Un giro ha fatto. Oh, questi erano uno, perfetto.
Dai, entraci. Io ci provo, raga, perché se catturo sto robo qua... A parte che sarebbe tipo un ritorno, perché mi pare che ce l'avessi in Pokémon Nero. Però vabbè, dettagli. Ti hanno mai detto che c'hai la mamma che vende gelati? I gelati vende, i gelati. Come te, proprio. La mamma gelato. Dai, cazzo, manco fossi un cioè, no, è un leggendario, però... Però vabbè, entraci, ti pre... No, dai, ma sei un infame. Quante ne ho ancora? 4. E vabbè, non lo prendo più. Ok, ho capito. Allora, fermi. Barry intanto sta prendendo tante di quelle botte che manco mia madre col manganello. Il manganello, ciao, il mattarello. Adesso mia madre è poliziotto così dal nulla. Dai, ti prego, entraci. È l'ultima, raga. Poi vaffanculo a tutti. Vaffanculo a tutti. Ok, io devo ricordarmi che non devo fuggire, quindi devo shottarlo. Ok, perfetto. Possiamo proseguire amabilmente. Allora, direi ragazzi di andare a visitare l'interno del Monte Scodella, perché se non ricordo male c'è anche qualche strumento utile. Cioè, non lo visiteremo tutto, andremo solo, diciamo, a attraversarlo per arrivare a Mogania. Però, sulla via potremo incontrare qualche strumento che, essendo randomizzato, potrebbe ricavare delle sorprese interessanti. Monte Scodella. Cioè, della qualcosa. Ecco, ad esempio, ammazzare un Torterra, anche se a livello 13, non dovrebbe essere tipo la cosa più facile del mondo. Invece sì, lo è stato. Bene, GG. Proseguiamo. Allora, questo episodio qua, ragazzi, vorrei in teoria farlo un pochino più corto del solito, per il semplice fatto che in questo periodo sono incasinatissimo, nel senso che devo studiare, devo preparare i video per la prossima settimana, ragazzi, perché andrò in stage e quindi non potrò, per ovvie ragioni, registrare. Io dovrei mettermi un foglietto da qualche parte per ricordarmi della challenge, sul serio. Perché poi se c'è la challenge fallita, ragazzi, vi ricordo che nel prossimo video ci sarà la challenge punitiva. E vorrei evitarla, possibilmente. Comunque, oh, eccolo qua, uno strumento. Grazie, amore, lei chi è? Un altro Torterra, mi fa davvero piacere. Guardi, ma non compro nulla, sto a posto così, a casa, perfetto. Livello 32 per Blur, switchiamo Pokémon e mandiamo davanti, decidetelo voi nei commenti. Che Pokémon metterà davanti Brazzerina? Brazzerina, ragazzi, perché voglio assolutamente evolverla in Staraptor. Pepita, questa qua venduta, potrebbe essere veramente intelligente. Venduta un po' come gli youtuber di questi tempi, insomma. Smirgol, allora, noto con piacere un livello di cancerogenità di questa grotta altissimo. Possiamo andare verso Mogania. Stavo dicendo, sono molto incasinato con lo studio, devo preparare altri video, quindi non so sinceramente come farò, e quindi questo video verrà un po' più corto perché devo battere questo allenatore. No, dicevo, devo velocizzare un po' i tempi, ragazzi, perché altrimenti non ce la si fa. Siamo già a 5 minuti, io non ho fatto nulla. Bello sto Barboccio, veramente il miglior Pokémon della vita. Spennata, Barboccio quasi a... Oh, Barboccio è impazzito. Hippowdown, perfetto, Hippowdown, che è ritardato perché è un Pokémon che fa cagare, muori. Fiele punte, ma tua mamma è fiera. Dai, devi morire. Adesso, tra l'altro, mo se switcho è un problema, perché se switcho mi si avvelena il Pokémon. Ma non ce n'è bisogno perché Brazzerina, ragazzi, è fortissima. Allora, qua sono curioso di vedere un po' di strumenti. E non di incontrare il solito Smirgol infame, ragazzi. Nel frattempo, ragazzi, vi ricordo di rispondere alla domanda del giorno e a consigliarmi altre challenge per il futuro. Vi ricordo, ragazzi, che le challenge devono essere dedicate, non so come dirvelo, devono essere penalizzanti per il rallento coda. Oh, che? Cosa? Perché? Perché questo è l'episodio dei leggendari. Ovunque li trovo. Cioè, esco di casa, vado al cesso a pisciare, dalla tazza mi viene fuori Regice. Non lo so. Muori. Ok, dicevo, il gioco deve andare a ledere in un qualche modo la difficoltà stessa del gioco. Ma, cioè, ho visto una challenge, ad esempio, ora non ricordo chi l'ha scritta, che mi diceva che ogni battaglia, cioè, aveva anche un fottio di like, no? Che ogni battaglia vinta avrei dovuto chiamare la mamma al Pokégear. Capite che una roba del genere non solo non penalizza me come giocatore, ma rende anche l'episodio noioso. Quindi siete un po' intelligenti, sia nel lasciare i mi piace alle challenge, sia nel consigliarle, perché... La cosa importante è che appunto la challenge sia, diciamo, difficile, ma non tanto difficile, che abbia una difficoltà proprio dentro il gioco.
Quindi nulla, così almeno evitate, lo dico anche per te che hai scritto questa challenge, non era un modo per farti sembrare stupido, ma era più che altro, no, non te lo do il numero di telefono, merda. Era più che altro perché poi magari la gente si lamenta del fatto che non scelgo le challenge con i like. Questo è il motivo, ragazzi, a volte le challenge con i like non, diciamo, sono adeguate, si potrebbe dire. Scorbunny, nel frattempo, questo qua, raga, è sempre lo stesso percorso, quindi sti Pokémon qua sono letteralmente inutili. Muori veloce. No, non l'ho letto, davvero, non l'ho. E tu ti dovresti evolvere. E tu ti dovresti evolvere. Ok, io ho una pietra foglia. Sage! Guarda che io ho sempre così va a finire. Sempre, sempre, sempre. Sempre così va a finire. Allora, prendiamo quelle ghicocche e facciamo scappare quel Pokémon da nulla. Penso sia un Rattata, ora non riesco a vederlo bene. No, ragazzi, io c'ho una paura matta di non riuscire a superare la challenge. Cioè, veramente, mi sto cagando addosso come un cammello nel Sahara. Come un cammello stitico. E gli stitici non cagano. Gli stitici o gli stitichi? Non lo so. Allora, proviamo a entrare un attimo qua dentro. Vediamo un po' che cosa ci serva questa grotta, diciamo, un pochino occulta. Ok, dove siamo? Dove sono? Cosa? Dove sto? No, ok. Perché mi bugga tutto, Steelix? Io, Steelix, ho, diciamo, dei problemi a livello logistico nel buttarlo giù. E no, ragazzi, appunto, stavo di... Mi ha predittato tantissimo. Cioè, mi ha predittato tantissimo. Proprio, io ho tolto il Pokémon di tipo volante e mi ha fatto terremoto. Questo è un pazzo. E nulla, appunto, no, è troppo lungo sto Monte Scodella, quindi magari me lo esplorerò fuori parte nell'ottenere più che altro gli strumenti che sono interessanti, perché ogni caso che trovo una Master Ball, sai com'è. Percorso 42, sul quale abbiamo già fatto la cattura, velocemente proseguiamo, grazie. Tra l'altro in questa generazione penso che l'amo, cioè quello per pescare, si ottenga tipo a Kanto. Kanto che non farò, me lo state chiedendo in tanti, ragazzi, ma Kanto non la faccio per due motivi. Uno, l'ho già fatta con Pokémon Rosso Fuoco. Due, ho un altro progetto per metà aprile. Un progetto che mi state chiedendo da tantissimo tempo e che finalmente vi porto. Quindi non ho materialmente tempo, purtroppo, per fare Kanto. Se c'hai la mamma Troia, però, Madonna, ma proprio che veramente, cioè, la svende ai piazzali, cioè, non lo so. Allora, fermi. Fuji, vai, è il tuo momento. Contro questo Jolteon altresì arrogante che mi utilizza questa scarica di energia, che però muore tantissimo. Ok, perfetto. E nulla, quest'ultimo avventuriero che neanche gli devo andare a parlare perché loro c'hanno, come sapete, no, i sensori cerebrali che appena c'è uno spostamento d'aria ti prendono a botte sul pisello. Possiamo poi dopo sta cazzata allucinante, perché ho mandato lui? Perché ho mandato lui che potrebbe farmi una mossa di tipo volante da un momento all'altro e ammazzarmi? Io ho un deficit a livello cognitivo. PG! Muori, ti prego. Sonia Swimmers, sì, un po', diciamo, in carne come nuotatore, però ci può stare. Teddy Ursa con grandine. È troppo bello vedere certe cose comunque. Allora, percorso 42 a Marantopoli a ovest, ma Mogania ad est, ragazzi. Eccoci qua. Allora, per ora la palestra sarà chiusa. Bisognerà andare a nord per, diciamo, come si può dire, calmare, placare, ecco, placare il Gyarados rosso. E poi ci sarà la battaglia col Team Rocket, con Lance che andrà a sgominare, diciamo, il loro rifugio segreto, che non è assolutamente qui nei paraggi. E non ha niente a che vedere con un albero con le antenne, ovviamente. Dettagli, comunque, noi proseguiamo da questa parte. Ma prima, ragazzi, prima, dimmi che gli stronzi qua c'hanno, ti prego, dimmi che hai delle Pokéball. Una qualsiasi forma di Pokéball. Ti prego. Ti prego. No. Cioè, almeno le Megaball. Una Escaball. Una palla. Una palla. Ti prego. Ettore. Mi chiama Ettore. Direttamente dalle mura di Troia. Ok, perfetto, che è la città, non è la donna di facili costumi. Allora, prendiamo un po' di Ultra Ball, ragazzi, perché ci sarà da fare qualche cattura. Si spera. Prendiamo anche qualche Mega Ball così arrogantemente. 5, abbiamo 10 Ultra Ball, 5 Mega Ball, a meno che non ci capita Cristo risorto, forse ce la famo. Utilizziamo volo con il nostro Brazzerina, che rimarrà tale ancora per poco, perché tra un po' si evolverà.
E boh, penso che il tempo per andare a nord ci sia, sinceramente, quindi direi di andare. Ricordiamoci, ricordati, Creepy, che devi ammazzare tutti i Pokémon selvatici. Io non sono ancora fuggito, vero? Vi prego, ditemi di sì. Se sono fuggito all'interno del video, non me ne sono accorto, chiedo scusa. Nel caso. Beedrill, Brazzerina, perfetto, il tuo momento. Spennata e a casa. Dai che ti stai per evolvere. Oh, efficacia per 4, raga. Ale, proprio la festa della morte. In teoria a livello 34 dovrebbe evolversi. Non vorrei dimenticare qualcosa, avere qualche amnesia strana. Missy Spillo, dovresti morire subito. Perfetto. Vediamo se si evolve. Si evolve! Raga, penso sia la prima evoluzione della serie, sinceramente. Penso di sì. Penso che questa qua sia effettivamente la prima evoluzione della serie, perché finora abbiamo trovato solo Pokémon già evoluti. Eccolo qua, il nostro Staraptor. Vediamo se vuole imparare qualcosa. Sì? Sì? Ultima è l'utilità. È proprio la mia ultima scelta, nel senso che piuttosto che quella la cicuta, ve lo giuro. Allora, dai, forza, possiamo proseguire. Oh, mi raccomando, non passate da questo coso qua perché vi faranno pagare 1.000 dollari. Sì, vi rubano i cash. Allora, parliamo con questa pupa qua, che non è una pupa, è una campeggista che ci affronta subito con un Anorite. Evidentemente questa pupa viaggia nelfo tutto tempo, forza sfera, e questo coso dovrebbe assumersi la responsabilità di schiattare. Anche a te piace. No. Allora, premettiamo che quello che a lei non è un Clefairy, premettiamolo, però cazzo, non mi piace Clefairy. Cattura, chiudo gli occhi. Non dire perché Clefairy. Oh figa. Questo non lo prendo neanche per sbaglio. Neanche per sbaglio lo prendo. Questo è fortissimo. Io mi auguro che voi non abbiate visto un cursore per tutto il video. Se no, veramente bestemmio Dio nell'editing. Sì, ma non lo prendo. Non lo prendo, raga. È inutile che. Cioè. Perché mi devono capitare tutte le catture che devono avere proprio. Cambiamo la domanda. Perché io non sto mai zitto? Ora, io sto coso qua, come diamine lo chiamo? Boh, raga, non ho idee, sinceramente. Lo chiamo, dov'è? Joy, perché sono una persona con una fantasia smisurata e quindi lasciate dislike, duce. Ok. Dicevo. Ok, perfetto. Joy va nel box. Iniziamo ad affrontare anche questo collezionista. Oddio, sapete che non mi ricordo come si chiamano. Ma tanto non è importante perché diventa Lawrence Operator. Fenfi, perfetto, devi morirci subitissimo. Madonna raga, comunque mi si spillo. Cioè, per quanto sia una mossa di merda, su questo Barry qua fa un male boia. Motim. Ok, forse posso andare di movimento sismico arrogante. Però non lo butto giù. Provo un mi si spillo. No! Poi ditemi che uno non deve tirar giù i calendari egizi. Ditemelo. Dammi il tuo numero, te lo uso solo veramente. Ti faccio passare il quarto d'ora più brutto della tua vita. Ti faccio chiamare dalla mafia. Manny. Beh, Manny, ciao, sono rimasto un po' indietro. Barry. Ondur, levati. Lo stavo per fare. Lo stavo per fottuto fare. No, io ho seriamente paura di essermi dimenticato. Io c'ho questa paura interiore. Raga, nel caso. Mi perseguitano. Bello inibitore sul nulla, geniale, cazzo. Godo! Godo, devi morire male. Raga, io nel caso poi mi accorga in editing di aver saltato magari qualche Pokémon, metterò challenge fallita. Però in questo momento non lo so. Spero vivamente che non sia successo una roba del genere. Nel frattempo, Buizel, andiamo di taglio ignorantissimo. No, parassisteme, madonna che infamezza proprio. Ok, perfetto. Raddrizzo un attimo il microfono che mi sa che è andato giù dopo alcuni spostamenti ignoranti di aria. Ok, eccoci qua. Il Gyarados rosso è lì.
Ora, questo qua è il lago Dire. Io non so sinceramente se il Gyarados rosso sia randomizzato o no. Sinceramente ci terrei a scoprirlo, perché se è randomizzato, punto a lui come cattura. Se non è randomizzato, sapete che nelle mie serie non la faccio valere come cattura e di conseguenza non sarebbe valida a prescindere. Però prima effettivamente io vorrei scoprire se quel Gyarados è randomizzato. Ricordiamoci di non fuggire, lo scopriamo subito. Non è randomizzato, quindi lo ammazzo di botte sul posto proprio. Peccato che... Non so, bro, provo con Blur, raga. Zampillo, no! Ok. Mi sono fatto la cacca addosso. Sì, ma questo qua mi ammazza, cioè... Ok! Ok, 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 ok. Ha fatto... Ha fatto fottuto danza di piume. Ok, l'ho avvelenato. Ok, ok, ok. Ora Zampillo in teoria dovrebbe togliere molto di meno a prescindere. Idropuser, se critti. Guarda che se critti. Ok, non ha crittato, colpiscilo. Mannaggia a me che non posso fuggire. Vai giù. Minchia, non gli ho fatto una sega. Non gli ho fatto proprio una mazza di minchia. Allora, fermi, curiamoci. Curiamoci. Ok, Zampino non mi deve far male, perfetto. Ha rischiato di stramorire Blur. Idropulsar di nuovo. Guardalo quanto male mi farà, che è fortissimo sto coso. Otteniamo la squama rossa, ma... Dio mio, che spavento. Ok. Respira. Cazzo, non ho più movimento sismico per indebolire i Pokéball. I Pokéball. Penso di stare impazzendo, sinceramente. Ninjask. Giusto, questa è la cattura. Non ci stavo neanche riflettendo, sinceramente. Ero troppo preso nel guardare il mio Fuji che viene avvelenato male. Il cane che urla. Il cane che urla. Allora, calma. Ultra Ball di ignoranza. Preso. Così di cattiveria. Perché tutti i Pokémon femmina? Io non sono maschilista, ma io i nomi, i soprannomi ce li ho in mente per i maschi. Ora, una femmina di Ninjask, io come cazzo la chiamo? Come la chiamo una femmina di Ninjask? La chiamo Amazon. Cioè non per Amazon, quello delle consegne. Per il fatto che è un Amazon e quindi sapete la guerra. Sì, per il fatto delle consegne. Ok, allora fermi. Datemi una bacca pesca, vi prego. Dimmi che è una bacca pesca. Guardate che non ce l'ho la bacca pesca. Oddio, ce l'ho, che culo. Che culo di merda, ho davvero una bacca pesca. Perfetto, allora parliamo con Lance. Ma ragazzi, il rifugio Rocket lo faremo nel prossimo episodio. Sono qui per vedere se è vero ciò che ho sentito dire. Prima ho visto come lottavi, Creepy. Posso dire che le tue capacità sono davvero eccezionali. Potresti aiutarmi nelle mie indagini? Ho scelta? Eccellente, pare che i Magikarp del lago siano costretti ad evolversi. La causa sembra essere uno strano programma radio proveniente da Mogania. Ti aspetterò là, Creepy. Queste sono le effettistiche low budget. Allora, andiamo a depositare Manny e concludiamo l'episodio, che è già durato troppo per i miei gusti, perché sono già le 18:18. Avrei dovuto iniziare a studiare alle 18:10. Per la precisione, le 18:10 e un po'. Allora, depositiamo Manny. Il video sarà durato all'incirca 22 minuti, secondo me, ma dettagli. Allora, qua come siamo messi a... Ok, sì, non ho ancora dato il soprannome a Gible, ragazzi, perché non ho ancora guardato i commenti dello scorso episodio. Allora, chi è morto? Manny. Cazzo, raga, tra l'altro Manny secondo me era uno dei migliori che avevamo. Purtroppo siamo stati davvero sfortunati. Sceglierò un Pokémon da mettere al posto suo, si spera, per il prossimo episodio. Detto ciò, ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto. Se così, invito come al solito a lasciare un bel mi piace, un commento qui sotto rispondendo alla domanda del giorno e un'iscrizione al canale. Consigliatemi tante altre challenge, passate ai social e attivate la campanella in alto a destra per rimanere sempre aggiornati sui feed del canale. Detto ciò, noi ci becchiamo in un prossimo video.